tutti, oggi vi presento la nuovissima Mug Press di Cricut. Vedremo insieme l'unboxing, cioè vedremo cosa riceverete a casa quando acquisterete la Mug Press e poi la installeremo insieme e vedremo come utilizzarla. Siete pronti? Quando riceverete a casa la vostra Mug Press vi arriverà una scatola come questa. Quindi prendete un taglierino e andiamo a tagliare tutti i sigilli del vostro box, della vostra box. Andiamo ad aprire la scatola e vediamo subito che troviamo immediatamente sotto al coperchio le istruzioni e il libricino di benvenuto. Dopo lo guardiamo insieme nel dettaglio. Poi basterà tirare fuori la vostra Mug Press. Si presenta in questo modo, è completamente incelofanata e chiusa per la sua protezione e per non ricevere nessun tipo di graffio durante il trasporto. Insieme alla macchina, nella scatola, troverete chiaramente anche il cavo di alimentazione che dovrete utilizzare per la vostra Mug Press. Procediamo come prima cosa ad aprire la nostra busta di benvenuto. Quindi sempre con il nostro taglierino possiamo andare a tagliare il sigillo di garanzia ed aprire così il nostro libricino. C'è in tantissime lingue, naturalmente c'è anche l'italiano. Quindi potete andare a leggere, c'è qualche istruzione di base per cominciare subito a lavorare e poi qualche nota riguardo la garanzia e il corretto utilizzo della macchina. Adesso è arrivato il momento di togliere la pellicola protettiva alla nostra Mug Press. Quindi prendiamo sempre il nostro taglierino e andiamo a tagliare nei punti dove vediamo che non andiamo a segnare la macchina. Quindi io vi consiglio di tagliare qui dove c'è l'apertura per le tazze. In questo modo potrete farvi un varco per poter così aprire più facilmente la pellicola. Per installare la vostra Mug Press dovete prendere il cavo di alimentazione, andate anche qua a rimuovere la protezione, la fascetta che la tiene legato e poi semplicemente andremo ad attaccare lo spinotto sul retro della macchina. Vediamo dove. Per attaccare lo spinotto è semplicissimo, basta prendere lo spinotto e inserirlo in questo modo sul retro della macchina. Eccola qua, la nostra Mug Press è quasi pronta per funzionare. Naturalmente per far funzionare la nostra Mug Press abbiamo bisogno di corrente, quindi attacchiamo la presa, una presa di corrente. A questo punto possiamo anche verificare subito se la nostra pressa funziona. Ecco qua che lampeggia. Come vedete, la luce lampeggia di rosso, significa che c'è un avvertimento. Andiamo a leggere cosa dice questo adesivo sulla macchina. Cerchiamo l'italiano e leggiamo: per iniziare, attivare il prodotto su cricut.com/setup. Significa che noi, prima di poter utilizzare la macchina, dobbiamo fare un collegamento con il nostro computer e andare ad attivare la macchina su cricut.com. Quindi ci servirà un cavetto. Andiamo a vedere nella confezione qual è il cavetto che dobbiamo utilizzare. Insieme con lo spinotto per l'alimentazione c'è anche in dotazione un cavetto USB. Quindi dovremo andare ad attaccare lo spinotto piccolo sul retro della macchina e l'USB al nostro computer. Inseriamo lo spinotto piccolo sul retro della macchina in questo modo e poi colleghiamo il nostro computer con lo spinotto USB. Apriamo Design Space e sul programma andiamo a cercare nuova configurazione prodotto. Clicchiamo su pressa termica e clicchiamo quindi su Cricut Mug Press. Prepara l'area di lavoro, dice fase 1, posiziona Cricut Mug Press su una superficie resistente al calore in una zona ben ventilata e ci siamo. Andiamo avanti. Fase 2, collega la presa elettrica e accendi Cricut Mug Press. Noi l'abbiamo già accesa. Andiamo avanti. Fase 3, utilizza il cavo USB incluso per collegare Cricut Mug Press a questo computer e abbiamo già collegato la Mug Press al nostro computer. Continua. Accettiamo i termini e le condizioni e attiviamo la nostra Mug Press.
Ecco qua, sentite il classico suono cricket che ci dice che tutto è ok. Infatti, tre luci si sono accese e stiamo procedendo all'aggiornamento del firmware della macchina. Una volta terminata, la luce passa da rossa a verde. Continuiamo a cliccare sui pulsanti che a questo punto ci reindirizzano al sito di Cricut, dove vediamo qualche informazione in più sulla nostra MagPress, quindi come cominciare, che supporti utilizzare, eccetera eccetera. Qualche video che vi aiuta a capire come fare, ma questo lo vedremo a brevissimo insieme. Eccoci arrivati al momento più divertente. Andiamo a progettare una tazza e realizziamo la nostra prima tazza. Allora, apriamo Design Space e andiamo a cercare un disegno che ci piace. Venite con me. Apriamo un nuovo progetto e poi andiamo a cercare nelle immagini qualche idea per una tazza. Andiamo su Tipo e selezioniamo Progetti per pressa per tazze grande oppure piccola. Nel nostro caso ne faremo una piccola. Ecco qua qualche idea. Cerchiamo un'idea che ci piace. Per esempio questa. Inseriamo l'immagine nel nostro progetto e poi semplicemente clicchiamo su Crealo. Ricordatevi di selezionare la macchina che state utilizzando. Sceglieremo naturalmente l'opzione per qualsiasi materiale perché vogliamo tagliare sul tappetino e utilizzeremo naturalmente Infusible Ink. Quando si crea Infusible Ink solitamente si capovolge l'immagine. In questo caso è un'immagine simmetrica e non abbiamo bisogno di capovolgerla. Quindi continuiamo. A questo punto cerchiamo di collegare la nostra macchina a Design Space. Benissimo, andiamo a selezionare il materiale con cui faremo la nostra tazza. In questo caso si tratta di Infusible Ink. Eccolo, il foglio per trasferimento Infusible Ink, fatto. Ci chiede di montare la lama della Joy e di caricare il tappetino. Bene, eccolo qua il tappetino che ci serve. Prendiamo un tappetino adesività standard, rimuoviamo la pellicola e prendiamo un foglio di Infusible Ink per Joy. Io ho selezionato questo facendo stelle e lune, mi sembrava molto adatto. Quando aprite la confezione di Infusible Ink la riceverete dentro una protezione scura che lo mantiene integro soprattutto nei suoi colori. Dentro la confezione trovate due fogli per realizzare due tazze. Andiamo ad attaccare il nostro Infusible Ink con l'inchiostro verso l'alto come facciamo di solito, e cioè appoggiandosi all'angolino in alto a sinistra sul nostro tappetino. Possiamo utilizzare un aiuto per far aderire bene il nostro foglio di Infusible Ink, e cioè utilizziamo il rullo. Questo strumento è veramente eccezionale anche per far sparire eventuali bolle o pieghe. Ecco fatto! Ora mettiamo in macchina, la Joy misurerà se c'è abbastanza materiale per realizzare il progetto. Una volta misurato il materiale, bisognerà cliccare Vai su Design Space e la macchina comincerà a tagliare. Al termine del taglio scarichiamo il tappetino e poi andiamo a rimuovere tutte le parti che non ci interessano. Quindi utilizziamo lo strumento lucino di Cricut e andiamo a rimuovere le parti in eccesso. Eccolo qui il nostro Infusible Ink, dove abbiamo tolto tutte le parti che non ci interessavano, sono quelle che faranno trasparire il bianco della tazza. Andiamo a rimuoverlo dal tappetino, scogliamo un po', poi giriamo il tappetino faccia in giù e rimuoviamo il tappetino dal materiale, non il contrario, così non si curva.
Questo, come vedete, è stato tagliato lasciando anche dei bordi di supporto adesivo che ci aiuteranno ad applicarlo alla tazza, ma vediamo come fare. Ora ci manca solo la tazza. E dove la prendiamo? Da questa scatola. Infatti è tutto il tempo che vedete questa scatola sul mio tavolo e non sapete cosa c'è dentro. Qui dentro ci sono 6 tazze. Infatti vi consiglio, quando fate l'acquisto della vostra MacPress, di acquistare subito un box da 6 tazze, così potete subito fare una tazza per tutti i membri della famiglia. Andiamo ad aprire anche questa scatola insieme, naturalmente con il nostro taglierino. Andiamo a tagliare i sigilli e apriamo la confezione. Come vedrete, le tazze sono tutte imballate perfettamente in modo che arrivino perfette, sane e salve fino a casa vostra. Eccole qua nel pluriball e poi c'è anche un'altra pellicola ulteriore per proteggere da eventuali graffi. Andiamo ad aprirla. Ci sono 2 tipi di tazze, più piccola e più grande. Questa è la versione piccola da 12 oz, che sono in italiano 340 ml, e poi c'è la versione da 15 oz che sono invece 425 ml. Però direi che questa è la classica tazza che conosciamo tutti. Benissimo, adesso andiamo a vedere come attaccare il nostro Infusible Ink sulla tazza. Per attaccare l'Infusible Ink prendiamo la tazza, prendiamo la nostra creazione di Infusible Ink e poi facciamo semplicemente aderire tutto il foglio. Cerchiamo di utilizzare questa maschera per aderire bene al manico. Ecco qua. Naturalmente, quando andate a posizionare la vostra grafica, fate attenzione a non lasciare troppo bordo bianco sopra o sotto, quindi cercate di essere molto precisi in questa operazione. Dopodiché dovete semplicemente far aderire tutto intorno l'Infusible Ink fino al lato opposto. Naturalmente dietro dobbiamo stare un po' attenti a fare in modo da far arrivare la grafica in modo equidistante rispetto al manico. Ecco qua come dobbiamo applicare. Naturalmente state attenti anche a far arrivare la grafica fin sopra in cima. Siamo arrivati al momento clou, cioè il momento del trasferimento termico della nostra grafica sulla tazza. Quindi prendiamo la tazza per il manico. Fate attenzione perché la macchina, una volta che è pronta, sarà molto calda, quindi aspettate che diventi verde la luce della macchina. Ve la mostro qui, vedete, la luce è verde, ok? E la macchina a questo punto è pronta ed è molto calda, quindi attenzione a non toccare questa parte. Quindi prendiamo la tazza per il manico, apriamo questo pulsante in modo che la ganascia si rilasci, infiliamo la nostra tazza con il bordo, con il manico più verso il bordo sinistro della nostra MagPress, perché verrà chiuso verso sinistra. Facciamo in questo modo. Attenzione, a questo punto premiamo, chiudiamo e aspettiamo il tempo necessario. Con questo suono sapete che la vostra tazza è pronta, quindi andiamo a aprire e a rilasciare le ganasce. Attenzione che è tutto molto caldo, quindi procuratevi il tappetino termico e poi una presina per rimuovere la tazza. Mi raccomando, state sempre molto attenti. L'appoggiamo fino al completo raffreddamento. Anche se la vostra tazza è ancora calda, con l'aiuto di qualche pinzetta potete aiutarvi a rimuovere la grafica. Questo lo potete fare. Ed eccola qua la magia di questa bellissima grafica che abbiamo realizzato con Infusible Ink. Mi raccomando, non toccate la tazza fino al completo raffreddamento. Dopo ve la faccio vedere più da vicino. Dopo aver atteso il tempo necessario per farla raffreddare, eccola qui la nostra tazza meravigliosa. È proprio bellissima. Guardate che bei colori, i colori sono vividi, sono così brillanti che vorrei farveli vedere dal vivo, ma per poterli vedere dal vivo
prendete anche voi la vostra mug press e cominciate subito a realizzare tantissime tazze per tutta la famiglia. Io con questo vi saluto e non vedo l'ora di utilizzarla subito, la mia nuovissima tazza realizzata con Cricut Mug Press, davvero una magia. Cricut Mug Press, tazze professionali in pochi minuti.